ripartono le due linee tram ANM che collegheranno la zona orientale di Napoli con il centro cittadino, tutto a impatto zero. I tram sono la linea 2 San Giovanni Piazza Nazionale e la linea 4 Corso San Giovanni via Cristoforo Colombo, che completano la rete con la linea 1 già attiva da inizio 2020. Con la riattivazione delle due linee, da oggi in esercizio si avranno sulla linea 1 Piazza Municipio Poggio Reale 6 tram Sirio con frequenza di 12 minuti, sulla linea 4 San Giovanni Piazza Municipio 4 tram Sirio con frequenza ogni 15 minuti, sulla linea 2 San Giovanni Piazza Nazionale 2 tram CTK con frequenza ogni 25 minuti. Soddisfatto l'amministratore unico di ANM Nicola Pascale. Riparte l'intera rete tranviaria della città. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4. Quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tranviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente. Di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese e mezzo, per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice appunto di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Le linee di tram sono servite da Sirio, climatizzati, dotati di contapersone, molto importanti nell'era Covid. Il Sirio ha una capienza di 155 persone a pieno carico, al 50% saranno 77 passeggeri. ANM, sottolinea Amedeo Manzo, amministratore unico di Napoli Holding, prosegue il processo di modernizzazione ed organizzazione dell'azienda. Ora siamo nella fase della riorganizzazione. E le maestranze, la dirigenza, l'amministratore di ANM insieme naturalmente al comune mettono in campo un primo segnale di riorganizzazione aziendale che poi ci porterà, speriamo, alla fase 3, che è quella appunto dell'efficientamento, del servizio, che poi è il percepito, la cosa importante per i cittadini, poter godere di un servizio a livello della terza città d'Italia, la prima del mezzogiorno.